alla vigilia, all'antivigilia dell'ultima gara di campionato all'ora del fallo, ovvero il capitano Granata Carbone. Sul punto di battuta con il numero 10 maglia bianca per la Vigonese Ceballo, presenti in campo, per così dire, idealmente con i propri beniamini. Adesso è la Vigonese che manovra a fase, palla che ancora viene messa in fallo laterale, rimane in zona d'attacco il reparto, il capitano Granata Carbone, poi Carbonaro, tocca per Pipitone che si accentra, poi perde palla, adesso prova la Vigonese con la balla, supera Pipitone, ancora il numero 10 maglia bianca. In questo calcio di punizione Marigoso e Kosovan, si allontana Kosovan, probabilmente potrebbe essere per i padroni di casa. E il quarto di giornata, caracolla sulla linea offensiva di sinistra, poi una conclusione velenosissima dalla distanza che costringe in questa bandierina, calcio d'angolo, poi la conclusione che va a infrangersi sul palo da parte del numero 31 della Vigonese, poi il controcross, la Vigonese ancora, suggerimento filtrante, il tiro e la rete da parte del numero 7 della Vigonese. A svegliarsi adesso la Vigonese con Lia che la mette in mezzo, balla, prova il destro, pallone di esterno destro per Catania che fa in tempo a far sì che il pallone non esca in fallo laterale. Adesso Pipitone dritto per dritto sul fondo, il traversone, il pareggio del Trapani con Mascari. Prova con Pipitone sulla destra, il pallone la mette in mezzo, andarsene in transizione, suggerimento per Mascari, è un po' sbilanciata la retroguardia, Mascari prova a sconcertare, la conclusione obbligatoriamente per, attenzione, la conclusione da parte del numero 11 Lia. Siamo al 78esimo minuto, dunque 12 minuti più eventuale recupero alla conclusione di questa gara qui a Luigi Razza di Vibo Valentia, che praticamente si sta giocando un po' sotto la pioggia. Poco dopo l'inizio della stessa è iniziato a piovere, attenzione, Rendice fa rimbalzare il pallone. Niente, l'arbitro dice che non c'è più tempo e al Luigi Razza di Vibo Valentia, senza né vincitori né vinti, vanno ad abbracciarsi i due allenatori.